delle radiazioni. Chi lo sa? Dire che ti piace il rischio è riduttivo, Hancock. Una vita sola. Perché non giocarsi tutto? Comunque sia, ti serve altro? Raccontami della tua città, Good Neighbor. La mia città è la sua gente, capisci? Fenomeni da baraccone, reietti, teste calde. Per questo li amo. Qui ognuno vive la sua vita come gli pare. Nessuno giudica. Ora, c'è altro? Al momento niente. Bene, ok. Hancock. Tutti sono i benvenuti qui. Se ti serve qualcosa, chiedi pure. Cerco lavoro. Lavoro, eh? Ascoltami bene. Ho bisogno di qualcuno che dia una controllata alla galleria Pickman. Mi sono giunte strane voci. È un territorio di predoni, ma ultimamente sono tranquilli. Quel genere di calma mista a inquietudine dopo una scopata. Che ne dici? Controllare galleria Pickman, subito. Bene. Mi raccomando, un buon lavoro. Non ti pago per una passeggiata di piacere. Scopri cosa sta davvero succedendo laggiù. Ehi, voglio chiederti una cosa. Qualcosa non va? Beh, volevo farti la stessa domanda. Riguarda quello che è successo a te e alla tua famiglia. Immagino sia una cosa piuttosto difficile da elaborare. Volevo assicurarmi che stessi bene. Non lo so, Nick. La mia famiglia non esiste praticamente più. Mi trovo in un posto in cui tutto cerca di uccidermi. Vedi un po' tu. Immaginavo che provassi confusione, paura e follia, come me. A me è servito molto, molto tempo, per sentirmi davvero libero. Grazie a Dio ho trovato Diamond City. Ha i suoi difetti, ovvio. Ma nel Commonwealth non c'è niente di meglio. Ovviamente quando arrivai qui la gente temeva l'istituto come lo teme oggi. Forse anche di più. Il massacro del GPC era ancora vivo nella memoria della comunità. E tutti perdevano il sonno a causa della maschera spezzata. In molti mi vedevano come un sabotatore, arrivato per manomettere il reattore o avvelenare l'acqua potabile. Ma ai tempi non potevano mandarmi via. Perché volevi vivere in mezzo a gente del genere? Non potevo biasimarli, viste le circostanze. Incominciarono a porgere l'altra guancia quando mi presentai con la figlia del sindaco. Una ragazzina sui 15 anni. L'orgoglio del sindaco Henry Roberts. La giovane signorina Roberts decise di partire con un carovaniere che aveva conosciuto la sera prima. Si scoprì che quell'individuo faceva parte di una banda di sequestratori. Io non sapevo chi stessi salvando. Incontrai questa giovane insieme a quattro energumeni. La riportai a casa e per il sindaco diventai un eroe. Tanto che mi propose di restare in città. Protestarono in molti, mi consideravano una spia, ma lui non cedette. All'inizio non è stato facile, ma non ho mai cercato di nascondere quello che ero. E la gente sembrava percepirlo. È stato difficile ambientarti. Di certo non mi hanno aiutato. Presi quei lavori che nessun altro voleva. Mi sono spaccato la schiena più qui a Diamond City facendo il tuttofare di quando vivevo tra le rovine. Ma credo che non abbiano mai dimenticato che avevo salvato la figlia del sindaco. Così cominciarono a venire da me se qualcuno spariva nel nulla. La moglie scappa con il nuovo amante e si porta dietro i soldi per l'affitto? Vai dal sintetico. Padre arrabbiato decide di trasferirsi con i figli a Good Neighbor in piena notte, pensando che sia l'idea migliore dopo le bombe? Vai dal sintetico. Dopo qualche tempo i casi sono diventati talmente tanti che non mi chiedevano più quella roba da tutto fare. Ero così contento che per mesi non ho fatto pagare nulla. Non ho mai smesso di essere Nick il sintetico. Ma la gente voleva Nick il detective. Fu allora che le cose finalmente iniziarono a normalizzarsi. Mi ci volle un po' di tempo per capire che è casa tua. Una lunga storia, ma mi auguro sia d'aiuto. Vogliamo andare? Mai giocato a scacchi? A volte devi sacrificare un pezzo per continuare la partita. Tienilo.